Ciao ragazzi, mi chiamo Nicola Dini, sono un massaggiatore della Bardiani CSF Faizanè. Siamo al Giro d'Italia, oggi è la sesta tappa, vediamo com'è la nostra giornata. E le giornate iniziano sempre presto al mattino. Il mio compito principalmente è quello di preparare i frighi che poi andranno in gara nella prima e nella seconda ammiraglia con tutti i prodotti Life Code con carboidrati e sali minerali, in più alla classica acqua. Poi il mio compito è quello di assecondare i ragazzi a colazione, facendo un po' da quello che è da filtro tra la cucina e il tavolo proprio dei ragazzi, gestendo le portate di pasta anziché di riso o quello che più chiedono. Ultimamente uova e omelette al mattino, insomma, vanno per la maggiore. Poi, come adesso che siamo al rifornimento, prepariamo le nostre sacchettine con quello che prevede la tappa, diciamo, quello che è più indicato per la tappa di oggi, inserendo anche delle torte di riso arricchite con uvetta o noci, insomma, anche lì a seconda di quello che è l'apporto calorico dei corridori che hanno bisogno nella tappa di oggi. Adesso ci troviamo al rifornimento, la tappa è circa 160 km, quindi noi con il direttore abbiamo pensato di venire in questa zona che siamo al chilometro 70 di gara, anche perché da quest'anno, come saprete, ci sono le cosiddette aree verdi, le green zone, sono sparse un po' su tutta la tappa, queste aree consentono ai ragazzi di gettare borracce, cartine o quello che non, che poi non hanno la necessità di avere dietro con loro in queste zone verdi, che poi l'organizzazione passerà a raccogliere eventuali cartacce o borracce che sono state gettate sulla strada. Quindi noi anticipiamo il rifornimento qualche chilometro prima, di modo che poi i ragazzi possano liberarsi di quanto hanno in eccesso. Le nostre sacchettine sono composte ovviamente da prodotti LifeCode, in questo caso abbiamo barrette energetiche, gel con caffeina, una tortina di riso con uvetta, noci e marmellata, due borracce, una di carbo e una di acqua, e niente, questo è un rifornimento classico che i ragazzi adorano e di cui, insomma, non gli facciamo mancare la porta. Dopo l'arrivo andiamo velocissimi in albergo per fare i massaggi, per andare più velocemente in cucina, e poi la nostra giornata finisce facendo il punto della situazione su quella che è stata la tappa del giorno e quello che sarà la tappa del giorno seguente, insomma. Questa è la nostra giornata.